Si è conclusa la 14ª edizione di Scuola e Volontariato, il progetto di CSV Napoli che offre ai giovani la possibilità di conoscere il mondo del volontariato e alle associazioni l'opportunità di fare rete con tutti gli altri soggetti coinvolti nella crescita civile e responsabile dei territori. Il progetto è ormai una buona prassi consolidata nella città metropolitana di Napoli che permette ogni anno di sensibilizzare centinaia di giovani alla solidarietà e promuovere il volontariato come agenzia educativa, luogo privilegiato per l'acquisizione di competenze, occasione di condivisione, crescita e conoscenza. Avvicinare i giovani, gli studenti al mondo del volontariato, al mondo del terzo settore. Questo è stato sempre il nostro obiettivo, soprattutto consolidare le relazioni, relazioni che oggi vanno sempre più a definirsi e che comunque devono essere per noi il punto centrale, sia nella vita nel sociale, ma soprattutto nel mondo del volontariato. È importante coinvolgere i giovani studenti alle attività di solidarietà della propria comunità. E soprattutto è importante incontrare anche i volontari che sul proprio territorio collaborano per le azioni quotidiane, insomma, che compiono delle attività e che possono in qualche maniera entrare in maniera esperienziale in una realtà ricca di valori che sicuramente porta ad una contaminazione positiva. Scuola e Volontariato è un progetto che vuole valorizzare il lavoro delle associazioni di volontariato sul territorio, vuole avvicinare i giovani alle associazioni del loro territorio e valorizzare l'impatto sociale delle azioni del volontariato a livello locale. Un'altra edizione insieme a quella del 2020 realizzata quasi interamente online a causa della pandemia, ma ripensata per consentire comunque agli studenti di comprendere il valore dell'impegno volontario attraverso il racconto di chi ogni giorno è impegnato per aiutare chi è in difficoltà e per facilitare i processi di coesione e inclusione sociale. 17 le associazioni di volontariato che hanno aderito quest'anno, mentre 18 sono gli istituti scolastici di Napoli e provincia. Di questi, 3 si sono aggiudicati il premio Visioni di Valori, al primo posto l'Istituto Virgilio di Pozzuoli, al secondo il Liceo Orazio Flacco di Portici e al terzo il Liceo Salvatore di Giacomo di San Sebastiano al Vesuvio. Il premio ha inteso valorizzare l'impegno degli studenti protagonisti del progetto che hanno dimostrato di avere compreso il valore della cittadinanza attiva e della solidarietà, raccontando con creatività e originalità attraverso le immagini la propria personale esperienza nel mondo del volontariato. Credo che il CSV sia un canale importantissimo di aggancio anche in rete di tante scuole diverse. Il volontariato naturalmente, non stiamo a dire quanto sia importante, ma è importante soprattutto essere contagiosi in questo senso, cioè seminare bene perché i ragazzi poi lo portino avanti, sono degli input naturalmente che diamo. Una bellissima esperienza anche dir poco, perché è stato un momento particolare, soprattutto in questo periodo per il Covid, quindi entrare a contatto poi con un mondo del tutto diverso che al giorno d'oggi se ne parla molto poco. Un'ottima esperienza magari per chi vuole, ha la voglia di voler entrare a contatto con questo mondo. Questi progetti servono proprio a sensibilizzare questi giovani alle difficoltà degli altri. Un interesse che è diventato subito partecipazione. Abbiamo avuto un'alunna che ha costruito un video tutorial per l'accesso ai servizi pubblici per migranti e rifugiati, per spiegare come si fanno delle procedure degli uffici anagrafici, insomma, quindi abbiamo veramente riscontrato una grande partecipazione, una voglia di costruire, di aiutare, di essere sostegno, di essere parte attiva di un processo. Loro vengono qui con un po' di paura perché non sanno quello che gli posso aspettare, non conoscendo giustamente la disabilità intellettiva, non essendosi mai approcciati ai ragazzi, fanno un po' fatica a credere che noi possiamo fare le stesse cose che fanno loro. Però poi quando se ne vanno, spesso e volentieri anche i ragazzi di scuola e volontariato mi hanno chiesto di ritornare, come è successo. È successo molte volte che i ragazzi sono ritornati. Questo seme che deve poi germogliare è un'opportunità molto importante per tutti i giovani e per i ragazzi. Noi come scuola, ecco, abbiamo sempre creduto in questa esperienza che ci propone il Centro Servizi per il Volontariato, e anche quest'anno abbiamo dato un'esperienza e un'opportunità.